Una serata importante questa sera di musica qui al Chiostro di Santa Maria Ruviale Sengandino. Un solista, Michael Chapman, che proviene dalla scena folk inglese, e un duo italiano formato da Armando Corsi e Giua, che rappresenta un po' le nuove tendenze della canzone d'autore. Appunto, cosa presenteranno questa sera? Beh, il primo presenta una selezione di brani della sua lunghissima carriera, oltre ai 40 anni sui palchi di tutto il mondo. È un cantautore che è stato innovativo per quanto riguarda la parola, ma soprattutto innovativo per quanto riguarda l'uso della chitarra, tant'è che attualmente le riviste di settore specializzate rivolte prevalentemente ai giovani lo stanno riscoprendo e riproponendo, e tutta la sua discografia è stata ristampata e distribuita anche in Italia. Questo è Michael Chapman. Per quanto riguarda invece Armando Corsi, è individuato come l'ex chitarrista o il chitarrista di Fossati, e Giua una grandissima cantante. Sono entrambi genovesi, si ispirano un po' anche alla tradizione genovese, ma la loro proposta è assolutamente innovativa. Il loro ultimo disco è uno dei prodotti più importanti che sia stato distribuito in Italia negli ultimi 2 anni. Un festival internazionale che ha avuto inizio ieri sera, com'è andata, come sta andando? Bah, diciamo che è comunque una proposta di nicchia, per cui tenta di abbattere le barriere attuali e di vincere questa crisi culturale. Quindi non ci aspettiamo un pubblico di massa, ci aspettiamo un pubblico che ha voglia di indagare con noi la chitarra, e il numero ragionevolmente possibile di rendere possibile una terza edizione. Voglio sottolineare che il festival nasce dalla collaborazione della Proloco, che ci mette ovviamente anche un po' di sostanza, e da Geo Music, e c'è un buon margine di rischio da parte di entrambi, per cui tentiamo di sopravvivere in questa situazione veramente anomala che si sta creando nel nostro paese.